attaccata al collo da risa alle giostre. Hai messo like alla mia tipa? Voglio essere una ragazza complessa. No, vabbè. Va lì. C'è il bro dietro, no? Col cappuccio. Bentornati in questa nuova puntata di reaction ai TikTok italiani. Preparatevi perché oggi ne vedremo delle belle e partiremo subito col botto, perché un gym bro si è incazzato. Adesso vedremo la sua reazione, qua ci sono già i TikTok che palpitano. Ma prima di partire, che vi vedo già lì con i ricciolini che avete fretta, vi ricordo di iscrivervi al canale per vedere tutte le prossime reaction. Ma come potete perdervi questi TikTok? Cioè adesso me lo dovete spiegare, voi che non avete TikTok, come fate a vivere? Lasciate anche mi piace per farmi capire che volete che io vada avanti, che volete che io continui a combattere contro questi cattivi. Direi che possiamo partire. Ecco, vi dicevo del ragazzino, no, che si è incazzato. Era quello lì che diceva che voleva doparsi per morire giovane, però grosso, anziché morire secco. 99 con la possibilità che mi faccia un siringone di tren, perché diciamocelo, meglio morire enormi e tirati piuttosto che secchi. Devi ancora vedere i 100 kg di panca e parli di siringhe, perché è meglio morire enormi piuttosto che secchi. Mi svegli! E la sua risposta è stata questa: io non ho il diritto di parola perché non ho ancora sbloccato i 100 kg di panca. Tu che hai 30 anni stai ancora lì a giudicare ragazzini che pubblicano video su TikTok. Talmente che sei frustrato con il mondo, li porti malissimo, bro. Facebook è quello blu. Allora, intanto sono tuo padre e tuo zio. Sto scherzando, cioè, l'hanno scritto nei commenti, non so cosa voglia dire. Io non voglio infierire su eventuali problemi di comprensione di un dialogo. Però quello che ho detto, non so come ti chiami, Luca, non ho detto che tu non puoi parlare, ho detto che parli di doping non avendo ancora i 100 kg di panca. Non è che non puoi parlare, anzi devi parlare, tu Luca devi giocare, non stare arrabbiato su TikTok. Noi della nostra generazione che abbiamo fatto la guerra e a colazione mangiavamo bucce di patate, quando andava bene avevamo polenta e latte. Voi che non vi parlate perché no, è meglio io sono in silenzio, io vado avanti in silenzio. Vi disabituate ad ascoltare, capite più un cazzo, qua sul web si combatte come ai tempi miei, si fa la guerra. Vuoi un caffè? Bro, hai il braccio più grande della faccia del suo nuovo ragazzo, tranquillo, non ci hai perso te. E a scuola stanno lì sul banco, no, per scrivere. E scrivono così, no? Scrivono così, col tricipite, no? Così fanno i disinvolti, fanno quelle facce, no? Da modello, da giovani proprio. C'hai un braccio tubolare, il classico braccio tubolare, no? Quello che... tubolare. Va, con le ginocchiere nei gomiti. Tutte molli, so perché. Poi storte, tra l'altro. Le righe vanno fuori. C'è il bro dietro, no? Col cappuccio. Perché tra voi due non ha funzionato? Eravate strabelli con la sigaretta lì, papà. La sigaretta in mano supina. Così. Questi ragazzi qua, no? Se devono uscire con una tipa, si mettono contro un muro. Così, palle molli in avanti, la sigaretta in mano. Così. Ti svegli! Bro, ma te non andavi in palestra dove sono i muscoli? Va con la faccia da cartone animato. Tu così, Seto Kaiba. Cioè voi vedete troppi cartoni, cercate di imitarli. Apri un TikTok e c'è qualche bambino lì con i riccioli che scrive giapponese. Dentro una frase giapponese che sa di cartone animato. Ai miei tempi che avevamo la televisione con due canali. Va! Arriverà un giorno dove i tuoi vecchi amici diranno: alla fine ce l'ha fatta, devi solo avere pazienza. Sembra che dovete salvare l'universo, il mondo gira intorno a voi. Pov, sei una gym girl preserata di Capodanno. Va. Faccia da ragazza che pensa solo a se stessa. Vanno lì alla serata di Capodanno con gli amici ricciolini. Fuma le sigarette, vuoi un caffè? Arrivano lì con la spocchietta da ragazza che non vuole nessun maschio. Dritte, perché fa palestra, no? Si può fare palestra, devi stare dritto. Noi non beviamo caffè. Fanno palestra da 3 mesi, ma si comportano come se fossero in preparazione da anni. Io quando incontro qualcuno che potrebbe piacermi, io vorrei una buona. Non posso, no. Magari vedono veramente un ragazzo che gli piace, ma per il proprio orgoglio tiktokiano, social networkiano. No, resisto alla tentazione di andare con quel ragazzo che mi piace. Voglio essere una ragazza complessa. Mentre faccio military press con il peso medio di una persona, riflettevo: ma ci rendiamo conto che le prove dell'esercito sono a livelli bassissimi? Eppure loro dovrebbero essere prestanti per andare in guerra. E ce lo dici tu, coi ricciolini lunghi! Va! Sti ragazzini qua che giocano a Call of Duty hanno anche il coraggio di criticare i militari, no? Come se loro fossero degli esperti, no? Di guerra. Volano 2 schiaffi e ne prendono 7. Però io alzo la military press. Guarda che spalle che ho fatto fuori. Vedi che palazzo dei laterali del mio rigo. Va, davanti allo specchio. Pam, telefono. Cioè ormai vivono col telefono.
siete in un mood mentale, in un circolo vizioso. Faccio la foto, faccio il video là. Quindi mi stai dicendo che sono l'unica pazza ad allenarsi in ciabatte? Ecco qua, la nuova moda, no? La nuova moda delle ciabatte. Carico il putto, ti cade un peso da 2 kg sul piede. Ah! Fanno 20 TikTok dove accusano, no, la palestra per mancata sicurezza. Proprio che vanno lì in ciabatte in palestra. Pensate anche di essere alternativi, ma ormai lo fanno tutti. Ve ne vedo ogni 3x2 qualcuno in palestra in ciabatte. Così pensate tutti di essere differenti. Siete totalmente dipendenti e assuefatti da sta roba, da ribadire agli altri: non penso a nient'altro che ad allenarmi. Questo si chiama proprio essere deconcentrati. Quello non è vestirsi bene, è esibizionismo. Cioè, a parte che io sono felicemente fidanzata e non mi interessa l'attenzione degli altri maschi. Te ne rendi conto? Sono una ragazza felicemente fidanzata, non mi interessa di nessuno. Fatemi una maglietta, ve la mettete qua nella maglia, ve lo stampate in fronte, qua ve lo scrivete: fidanzata. Come fai a trovare la concentrazione da sola? Ma dritta così. Non vuole nessun maschio. Guardi lo specchio, fai la faccia così, sei concentrato. Boh, fine. Tov, tu e la tua amica Jim Sis vi ammirate, incoraggiate e stimate a vicenda nonostante le fisicità diverse. Quelle da sabato sera, no? A me è capitato poche volte nella mia vita di uscire il sabato sera, di andare a fare la movida, no? In mezzo ai giovani. E ogni tanto proprio senti un no, vabbè, amo. Io che spiego ai miei prof perché non ho studiato per le loro verifiche. Che gli mostri un culo? Da fa? Sembra uscito da Mortal Kombat. Dance Moon. Va lì in palestra così. Chissà quanto stanno lì in discoteca così a pensare a che posa mettersi. Mi metto così, finto disinvolto, sono un ragazzo che va oltre la musica. Vai, va. E con l'orecchino ad anello, al collo da rissa alle giostre. Tengo lì, hai messo like alla mia tipa. Poi voi avete anche il coraggio di dirmi: oh, no, ma parla serio questi contenuti. È Natale, la palestra è vuota, siete solo tu e il tuo ragazzo. Potete urlare, fare cazzate, sì. Per questo vi andate in palestra, per urlare, fare cazzate. Andate lì proprio a sfogarvi. In palestra a Natale, no? Vi allenerete 3 giorni la settimana. E fatalità, Riccardo, è proprio a Natale, il giorno di Natale. C'ho gli zii lì con la pelata in centro. Però voi dovete andare in palestra, così almeno fate il TikTok che voi a differenza. A differenza di tutti gli altri siete diversi, siete pazzi. Comunque ragazzi, vorrei capire perché non riesco a trovare mai una gym girl. Cioè lavo e stendo il bucato, cucino dei piatti da Bruno Barbieri, spostati. Un fisico non grosso ma carino. E allora boh, sostanzialmente non capisco dov'è che sbaglio. Non vedono lavare, stirare, cucinare come delle cose ovvie per la sopravvivenza dell'uomo, ma lo vedono come il maschio che è. Se si cucina un panino non sei più figo, sei una persona normale come tutti gli altri. Come tutti. Basta, chiudiamo TikTok, lo riapro settimana prossima. Ragazzi, ci vediamo alla prossima reaction domenica prossima. Seguitemi su TikTok, ragazzi, perché ho iniziato, ogni tanto pubblico qualche cazzata anch'io. Ad esempio, ho fatto questo TikTok. Dopo le mie reaction su YouTube sono qua per chiedere scusa, perché alcune persone si sono offese e giustamente a me non mi piace prendere in giro il discorso dei bambini. Dice un attimo solo che devo sistemare la pianta qua, che sennò TikTok mi blocca poi. Non avrò una cadenza di pubblicazione perché non lo apro quasi mai TikTok, lo apro per fare le reaction e basta. Però ogni tanto magari pubblico, quindi voi seguitemi che magari io inizio a pubblicare. Domenica prossima, ragazzi, prossima reaction, mandatemi qualche contenuto cui vorreste che io reagisca. Ci vediamo al prossimo video, ciao!